Da 50 anni sono le nostre cucine a parlare per noi. Per questo siamo diventati i numeri uno. Cucine Lube. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. L'ottica Butironi vi aspetta in tutte le sue sedi con lo sconto del 30% riservato agli abbonati della Ternana. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Stia ADSL collega aziende e privati ad Internet. Megabit reali e garantiti, grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Amici di NTV, torniamo per questo finale di gara tra Ternana ed Avellino, valevole per il primo turno dei playoff. Siamo ancora 0-0, mancano un paio di minuti alla fine della partita. Devo dire che siamo in una fase molto concitata e non vorrei avere difficoltà a commentare questi ultimi minuti, perché l'Avellino sta pericolosamente per battere un fallo laterale nei pressi della nostra area di rigore. In questo momento abbiamo fatto anche due cambi, è entrato Furlan e Russo, Marcelli, però sono un po' lontano e sono usciti Gigi Furlan e Celli. Furlan e Celli per sono usciti Mammarella e Defendi. Per Mammarella e Defendi. Quindi vediamo come si schiererà adesso la Ternana, che sta subendo questa rimessa laterale. C'è in questo momento la gestione della palla da parte dei nostri. Fallo. C'è un tentativo di riconquista e di ripartenza veloce con Marilungo, che però viene fermato dagli avversari. Riconquistiamo di nuovo palla sulla fascia sinistra del campo, siamo al limite dell'area di rigore.
È Damian palla. Che mi pare stia portando avanti la palla, adesso viene atterrato, ma l'arbitro concede. Siamo a 44:30. Rimessa per non l'Avellino. Era fallo, si era lasciato andare. Non siamo neanche un po' furbi, eh? No, infatti, in questa fase non stiamo gestendo il gioco di posizione. Meno male. Adesso vediamo il recupero, eh? 4 minuti almeno. Non stiamo gestendo molto bene il finale di gara, anche perché mi pare di poter dire che l'Avellino, pur avendo messo adesso tre attaccanti, quindi giocando con una sorta di 3-4-3, non si è reso particolarmente pericoloso. Però, aspettiamo, eh. Però certamente il secondo tempo è stato diverso. Vediamo il recupero. 3 minuti di recupero. Bene. Temevo di più. E adesso andrebbero gestiti. Sì, tieni la palla, tieni la palla, tienila. Abbiamo perso palla, la riconquista l'Avellino. E vabbè. Siamo abbastanza comunque coperti. Ma lì Celli che torna in possesso di palla. Mancano 2 minuti e 30 secondi al termine di questo palpitante primo turno dei playoff. Il risultato, ve lo ripeto, è 0-0. Con questo risultato passeremo il turno e quindi avremo la possibilità di giocare ancora domenica sera. Ferrante. Però aspettiamo a dirlo e facciamo tutti i debiti scongiuri. Di nuovo palla per l'Avellino. Un po' il baricentro, eh? Sì, siamo un po' bassi e la linea di difesa guidata oggi impeccabilmente da Diakité in effetti è un po' troppo bassa. Siamo schiacciati un po' troppo indietro. Tra l'altro adesso siamo passati anche in uno schieramento un 4-4-2 con Furlan che sta giocando esterno destro. Gli inserimenti Gianni non è che abbiano fatto grosse. Non mi sono piaciuti molto i giocatori che sono entrati, devono essere un po' più freschi, invece non li ho visti. Direi male Marilungo, se sei Marilungo, d'accordo. Poco fatto. Niente. Adesso attenzione. Adesso ha una palla interessante Marilungo, potrebbe scaricare per Verna. Su. Verna è solo, può anche concludere. Ormai sta cincischiando. La tiene, va bene. La palla gira sull'esterno sul calcio d'angolo. Su, va al calcio d'angolo. Furlan. Ancora Ferrante. D'angolo, va al calcio. Stiamo cercando di gestire la palla in questi ultimi istanti di gara. Ancora Furlan. È importantissimo questa palla. Tienila lì. Adesso sta cercando il calcio d'angolo Furlan. Tocca indietro il Marilungo. Adesso è buona la gestione di questa ultima parte di gara con Marilungo. Fallo. C'è un fallo netto. Bene. Fondamentale. Sì. Diciamo che si è un po' ripreso quando lo abbiamo nominato. Fallo di una stagione fino adesso non brillantissima, però un fallo fondamentale. Fondamentale. Perdiamo tempo, recuperiamo anche le energie e soprattutto abbiamo una punizione al limite dell'area che si batterà sulla fascia laterale destra. Ma i 3 minuti sarebbero quasi passati, credo che siano già passati un paio di minuti. No, ma forse anche più. Secondo adesso me anche si tratterà più. Soltanto di gestire. Secondo potremmo anche giocarla la palla senza corsare. Io direi di tenerla lì. Ecco, anche perché se, come mi puoi vale vedere quella l'intenzione dei nostri. Non abbiamo nessuno in area, quindi probabilmente giocheremo la palla senza andare a cercare la soluzione in porta. Va in porta, Iannarilli, va in porta. Diakité alle prese con i crampi e infatti adesso bene, si sta perdendo tempo, mi pare che in questo momento si sta applicando alla lettera il demanio. Neanche tanto, secondo me è stata involontaria questa. Adesso sì. Ecco, stiamo giocando palla. Ancora è finita. Allora, libero liberato. Mi pareva che fossero passati dei minuti. Possiamo dire finalmente con soddisfazione che abbiamo passato il turno dei playoff. 0-0. L'Avellino torna a casa eliminato, giocheremo il secondo turno dei playoff domenica sera in casa con il Catania. Gigi, un commento a questa partita? Intanto un sospiro di sollievo, abbiamo passato il turno, una prestazione non brillantissima, non penso che basterà giocare così nel proseguo. Adesso però domenica sera giocheremo di nuovo in casa, speriamo che insomma ci sia anche un'iniezione di fiducia in questa squadra, no? Stasera era veramente impaurita, come eravamo impauriti noi, dico la verità, gli ultimi minuti abbiamo visto come l'abbiamo vissuto, io larga parte del secondo tempo ho cercato di non guardarla, poi gli ultimi 10 minuti non ho potuto fare a meno di guardarli, però insomma adesso se dobbiamo abbozzare alla fine della paura un commento tattico direi che l'Avellino non ha fatto niente.
No, infatti. Non ha fatto assolutamente niente. Quindi voglio dire, la Ternana ha fatto poco, però nel primo tempo qualche occasione l'ha creata. Nella ripresa erano loro che dovevano vincere la partita, mi pare che abbiano fatto pochissimo. Sì, quindi partita da parte nostra non brillante, una Ternana non trascendentale, ma risultato ampiamente meritato. Sono d'accordo con te, do il mio commento e poi lascio la postazione ad Alessandro, la mia postazione ad Alessandro. Devo dire che in questa partita non si è vista la migliore Ternana, no. Abbiamo giocato abbastanza bene i primi 15-20 minuti, poi l'Avellino, pur non creando assolutamente niente, ci ha preso un po' le misure, sono cominciati a uscire fuori dal campo, dalla loro metà campo. Nel secondo tempo si sono resi più aggressivi cercando anche di cambiare modulo. Noi non abbiamo rischiato assolutamente niente, di fatto però nel secondo tempo non abbiamo neanche noi creato un granché. Certo, la cosa che lascia un pochino perplessi è che passiamo il turno con il minimo risultato a disposizione, quindi con un pareggio di 0-0, e questo conferma un po' la nostra sterilità offensiva. Domenica arriva il Catania, sono d'accordo con te, Catania è un avversario di qualità superiore. Beh, e probabilmente comunque, dovremo fare un pochino sì, di più. Un pochino di più, però secondo me per come gioca l'Avellino, Alessandro, vieni, vieni. Per come gioca l'Avellino forse è una squadra un po' più ostica per noi, no? Sì. Catania fino adesso quest'anno ci abbiamo giocato diverse volte, mi pare che abbiamo quasi sempre giocato meglio noi. Tra l'altro il Catania a gennaio ha perso anche qualche giocatore importante, no? Faccio un nome per tutti, Lodi, che è un giocatore un po' là con gli anni, ma fondamentale per loro. Poi ne hanno persi altri, insomma è una squadra che solo il Catania non avrà tre giocatori che sono Esposito, Marchese e Rizzo, che non hanno firmato neanche il prolungamento di contratto per quanto concerne questo breve periodo, quindi che va dal 36 al 31-8, quindi non ci saranno neanche loro e neanche Di Molfetta, che si è svincolato precedentemente. Quindi è una squadra sì rimaneggiata il Catania, ma che comunque ieri ha vinto in rimonta contro una Virtus Francavilla che ha lottato fino alla fine, ha segnato, vinto al 47esimo. Quindi una squadra che secondo me ci può dare del filo da torcere, meglio di questo Avellino che a parer mio non ha impressionato, così come non mi ha impressionato nella ripresa la Ternana. Nel primo tempo l'ho visto meglio, ovviamente, la formazione di Gallo. Siamo entrati in campo con il piglio giusto, abbiamo avuto quelle quattro occasioni da rete dove ci poteva uscire il gol. Nella ripresa ci siamo un po' eclissati, non abbiamo avuto lo stesso ritmo della prima frazione di gara. L'Avellino ha tenuto bene il campo, facendo un po' i conti sulle azioni da rete della ripresa. La Ternana non ha mai tirato in porta, mentre l'Avellino sì, con Mikoski. Quindi nella ripresa la Ternana sembra un po' accontentarsi di questo pareggio, no? Non so se sì, un po' subentrata. Secondo me un po' di tensione, un po' di paura, Sì. Sì, però ricordiamo insomma che la Ternana non vince dal 29 gennaio in stagione, che è l'ultima partita con Lorenz. Niente, la fa giù Gallo. Ma tu l'hai sentito? Se la fa Gallo? Se la fa giù? Potete vedere se sul telefono, se si vede qualcosa? Sì, ci guardo io. Dai. Vai. Allora, piccolo problema tecnico per quanto concerne la corrente, purtroppo è saltata, quindi riprendiamo live dallo stadio Libero Liberati dopo lo 0-0 della Ternana contro l'Avellino. Ricordiamo che la Ternana ha pareggiato contro la squadra Erpina,
e quindi è passato al turno successivo, al secondo turno preliminare dei playoff, e affronterà il Catania che ieri ha vinto contro la Virtus Francavilla. Andiamo un po' a ricommentare questa partita, visto che abbiamo ripreso a trasmettere sì, in diretta. Abbiamo avuto un problema tecnico. Purtroppo sì, non dovuto ovviamente da noi. Ma da altri che purtroppo hanno staccato il filo sbagliato. Esatto, hanno staccato il filo sbagliato. Ci scusiamo per questa interruzione, ecco. Ovviamente ci scusiamo noi perché purtroppo non è dipeso da noi, ricordiamolo. Ecco, però come, non so, cioè, volete rispondere tutte e due, sì, uno dei due, secondo voi con quale spirito poi si affronterà questo secondo turno, visto comunque che c'è stato un piccolo, no, step in avanti rispetto alla Juventus Under 23, no? la partita che è stata persa. No, lo dicevo prima, è una piccola iniezione di fiducia. Venivamo da una partita nella quale avevamo perso la Coppa, avevamo perso l'occasione di andare avanti nei playoff, avevamo perso meritatamente, giocando male. Perlomeno moralmente abbiamo, no, poteva essere... Perlomeno abbiamo superato il primo turno, che era il minimo, diciamo. Sindacale, sì. Minimo sindacale, e adesso abbiamo di nuovo una partita in casa. Non abbiamo brillato, lo dicevo prima, ma nel complesso abbiamo meritato. L'ultimo quarto d'ora, come avevo anticipato nell'intervallo, ce la siamo fatta sotto, però insomma alla fine l'Avellino si è dimostrato non uno squadrone, per non dire poca cosa. Ci hanno anche messo nella nostra area, però hanno creato pochissimo, quindi forse io, se fossi un tifoso dell'Avellino, direi che hanno fatto anche poco per ribaltare questo risultato, anzi... Poco, perché avevamo paura. Io direi pochissimo. Senti, però, Ternana nel primo tempo qualche cosa aveva creato. Ripeto, stiamo parlando di una prestazione mediocre. Però nel primo tempo almeno qualche occasione abbiamo creato. E nella ripresa, pur con le nostre paure, secondo me abbiamo amministrato discretamente. Vorrei fare una domanda a Gigi su come hai visto Diachite oggi. Beh, Diachite è andato bene, qualche volta ha esagerato con i rinvii. Però insomma in queste partite forse conta anche quello. Però forse poteva servire un giocatore come lui, che comunque sì, come prestanza l'avevo fisica detto, no? L'avevo detto prima, serviva con la Juventus Under 23. Sono arrivato un attimo in ritardo. Serviva nettamente con la Juventus Under 23, che era composta di molti giocatori forti fisicamente. Noi invece lì Diachite, che è forte, esperto e ignorante, e c'ha anche più di 30 anni, il che conta quando si gioca a calcio, quella partita avrebbe fatto molto comodo. Ha fatto comodo anche stasera, ma fa comodo soprattutto nei calcio d'angolo a nostro favore, perché quando lui sale la difesa avversaria si mette in allarme. Invece con i nostri che giocano le altre partite, tanto sanno che non la prendiamo mai, e vedo un schieramento difensivo avversario molto più tranquillo. Diachite perlomeno causa scompiglio nell'area avversaria quando sale a colpire di testa. Comunque fammi rispondere anche a me alla domanda che diceva Alessandro. Perché no, Gigi sappiamo, no, quanto tiene lui, comunque Diachite, no? Anche perché alla fine Diachite ha perso un paio di minuti togliendosi prima Parastinchi, poi rimettendoli... Poi dicendo, a un momento ha detto all'arbitro: oh, ma quand'è che fischi? Quindi insomma mostrando anche l'esperienza giusta in questi casi. Tornando al discorso della domanda che facevi tu, è sicuramente un passo avanti rispetto alla prestazione di sabato, però la Juventus è molto più forte di questo Avellino, eh? Cioè non c'è paragone, secondo me. Considera, tutte e due sono arrivate decime, eh? Sì, però, per dire, però non sembrava una squadra decima in classifica. Però se non altro a livello, diciamo, di prestanza fisica, anche di, come dire, qualità dei singoli, era, secondo me, era nettamente più forte. Chiaro che questo tipo di il passaggio del turno ci dà motivazione, ci dà convinzione e ci dà sicuramente molto morale. Però siamo passati con un pareggio 0-0, quindi con il minimo indispensabile, e andiamo ad affrontare una formazione che probabilmente per caratteristiche ci farà giocare di più come il Catania, però è anche più pericolosa in attacco, ha delle soluzioni sicuramente offensive maggiori rispetto a questo Avellino. Voglio essere scaramantico, per carità, dico, il Catania ha dato meno più dell'Avellino. Secondo me come caratteristiche, ripeto, l'Avellino ci poteva mettere più in difficoltà. Ma vuoi dire, noi abbiamo fatto 0-0, il risultato pare deludente, ma per dire, ieri sera il Padova, che è uno squadrone, una delle squadre più forti di questa Serie C, ha pareggiato in casa e si è portato a casa un risultato con la San Benedettese, insomma. Sì. Quindi per dire, in questi playoff, specialmente le prime partite, forse contano solo i risultati. Adesso vediamo che cosa andremo a fare con il Catania.
Poi, insomma, a quel punto, superati eventualmente i primi due turni dei playoff a girone, può succedere di tutto. Chiaro che a quel punto, purtroppo, la nostra quinta posizione e la mancata vittoria della Coppa Italia ci farà giocare in trasferta. È quello che rientra è... anche Palumbo, no? Secondo voi si è sentita un po' la defezione di Palumbo per squalifica, sì, era assente oggi, no? Quindi ha giocato Salzano, però forse no, non è inciso come Palumbo. C'erano queste rotazioni con Paghera, si alternavano un po' nel ruolo di play. Paghera lo interpretava molto più basso, stando molto vicino ai due nostri centrali. Oggi la partita era difficile da un certo punto di vista, perché l'Avellino, pur non avendo molta qualità, si schierava con questa difesa a 3 e con questo centrocampo a 5, per cui ci costringeva di fatto a tenere due esterni alti, Partipilo e Defendi. In più era guidato dall'allenatore, che ci ha sempre messo in difficoltà. Sempre. Quest'anno perlomeno sempre, a parte forse quella partita in Coppa Italia che abbiamo vinto all'ultimo. E stasera l'abbiamo vista la personalità di Azzolino, no? Sì, no, insomma ce l'ha messa tutta la partita. Probabilmente l'Avellino, anche tolto la giacca e gli hanno fatto mettere, sì, la casacca. Probabilmente l'Avellino sulla carta e anche in campo era inferiore alla Ternana. Sì. Sono alto tecnicamente. Sì. Certo, a me rimane, scusate, non voglio cambiare discorso, rimane il dubbio e il desiderio di vedere questa Ternana con un attaccante centrale vero, che in questo momento non ce l'abbiamo, perché Ferrante è generosissimo, però forse fa più la seconda punta, ma i nostri due attaccanti, diciamo, che dovevano essere i protagonisti, che erano Marilungo e Vantaggiato, giocatori del grande passato, stanno facendo pochissimo, diciamoci. Anche atleticamente non mi sembrano al meglio della forma, no? Tutte e due. Vantaggiato l'abbiamo visto a Cesena, Marilungo non mi pare brillantissimo. Poi stasera alla fine invece è stato utile per la sua esperienza, ha tenuto la palla, ha portato. Però insomma l'attaccante dovrebbe anche fare gol, i nostri, insomma, di gol hanno fatti pochi, dovrebbero prendere ogni tanto di testa, e i nostri di testa, te l'ho detto, la prendono solo in barriera quando gli tira addosso l'attaccante. Insomma, con un bel attaccante forte di testa, secondo me questa Ternana sarebbe stata tutta un'altra squadra. Oggi mi è piaciuto molto Diachité, sicuramente ha giocato una buona partita. Verna forse, no? Verna è migliorato rispetto alla partita contro la Juve. Sì, sì, è migliorato. Diciamo che nella gestione generale della gara, anche oggi, secondo me, Mammarella comunque ha fatto un'ottima prestazione, ha messo tanti palloni tagliati. Poi, come al solito, sempre il problema che è inutile che mette quelle palle stupende, come nel primo tempo ne ha messe 4-5 e non abbiamo lo stoccatore, quindi mi faccio quello che diceva Giorgio. Certo è comunque... Calangiano non c'era. Esatto. Certo è che probabilmente domenica sera potremmo anche permetterci il lusso di aspettarlo un pochino di più il Catania, perché l'Avellino oggi, come immaginavamo, ha cercato di fare qualcosa solo negli ultimi 20 minuti. Catania forse no, anche per predisposizione mentale, sì, giocherà la partita. Ma poi, avendo già passato il primo turno e avendo fatto, come dicevi tu, il minimo sindacale, non dico che poi adesso dobbiamo uscire col Catania, anzi faremo di tutto per non uscire, certo. Però giocheremo leggermente più sollevati stasera, sì. C'era proprio la paura di fare brutta figura, cioè andare fuori. Sì, un giudizio anche a Tommaso sulla partita, così sentiamo tutti Tommaso, i pareri poi, oltre al suo giudizio, perché mi interessa. Vai. Sul discorso dell'algoritmo, il discorso del test, la possibilità di essere testa di serie, incide questo pareggio in negativo? Cioè, non avendo vinto, noi maturiamo, diciamo, un coefficiente? L'algoritmo si chiude con la stagione regolare. Sono stati già stilati le classifiche con l'algoritmo. Okay. Quindi la Ternana ha la quinta posizione e un punteggio. Adesso non ricordo bene che punteggio. Assolutamente. Okay. E quindi ritorniamo a te, Tommaso. Il giudizio, insomma, sulla partita, sul pareggio 0-0. Quindi la Ternana passa il turno con il minimo sforzo. Beh, tanto minimo sforzo no, perché nel secondo tempo un po' si è sofferto il ritorno dell'Avellino, che fortunatamente comunque non ha insidiato pressoché mai la porta difesa da Iannarilli. Sottolineo, avete detto di Achide, secondo me ha fatto un'ottima partita, un ottimo secondo tempo, anche Bergamelli decisivo in un paio di chiusure. Forse quell'ammonizione, no? Se la poteva un po' risparmiare su Albadoro, sì. È arrivato un po' in ritardo, no? L'unico forse neo sulla partita. Vabbè, tanto comunque si azzerano le ammonizioni, quindi alla fine incide poco. Magari abbiamo sofferto troppo nel secondo tempo, non siamo quasi mai riusciti a concludere. E un pochino siamo calati di intensità come era presumibile, però l'Avellino comunque, come diciamo, a fine primo tempo ha un carico, diciamo, di condizione fisica minore rispetto alla Ternana.
ci prendiamo questo passaggio del turno, però rimane questo problema di non far gol su azione manovrata. Questa è la decima partita consecutiva e tutti questi limiti si sono palesati anche stasera, perché alla fine Ferrante ha giocato molto bene di sponda, ma ha visto quasi mai la porta. Per tirare in porta è dovuto arretrare quasi sulla tre quarti, l'unico tiro in porta, per sganciarsi dalla marcatura del difensore. E un pochino troppo lezioso Partipiro, secondo me, che troppo spesso esagera nelle giocate e potrebbe magari invece mettere a disposizione le proprie qualità in maniera diversa. Defendi bene nel primo tempo, è calato nella ripresa, a mio avviso anche Salzano bello bene il primo tempo, nella ripresa è andato un pochino in confusione, ma probabilmente per cava di lucidità. Anche no, un pochino hanno abbassato i ritmi. Sì, abbassato i ritmi. Male l'ingresso di Damian, volevo sottolineare, che non è riuscito ad apportare quel dinamismo che ci si aspettava. Male anche Paghera, secondo me, che ha anche rischiato il cartellino rosso, infatti ha fatto bene l'allenatore a toglierlo a metà del secondo tempo. Marilungo ancora... Gli ultimi minuti, tenendo un pochino la palla, ci ha fatto un pochino rifiatare, e questo sicuramente è da sottolineare. Io evidenzio un aspetto che ci sblocca, speriamo che ci sblocchi questo pareggio, nel senso che comunque ci toglie un pochino di paura. Dovremmo giocare con meno paura adesso, giocarcela in maniera più serena contro una squadra, il Catania, che giocherà in maniera completamente diversa, perché è una formazione votata all'attacco e quindi verrà a giocare a Terni dal primo minuto per vincere la partita. Dispone anche di giocatori, di elementi offensivi molto bravi, ricordiamo uno su tutti, Alessio Curcio, e senza dimenticare naturalmente anche i vari Mazzarani, come magari, ecco, e come ci stanno appunto sottolineando anche Gianni e Gigi. E quindi ecco, questo è l'aspetto secondo me positivo, perché comunque ci poteva stare un contraccolpo dopo la sconfitta in Coppa Italia, che ci ha tolto tante certezze e soprattutto purtroppo ci toglie la possibilità di giocare da testa di serie, come saprete, nel primo turno fase nazionale. Per andare al primo turno fase nazionale dovremo sudarci la domenica, che probabilmente sarà un'altra partita sudata sotto tutti i punti di vista, perché si giocherà di sera con un caldo molto simile a questo. Senti, ritornando un po' alla partita di questa sera, girandola dei cambi, per la seconda volta consecutiva Gallo comunque ha fatto entrare, ovviamente ha fatto un paio di sostituzioni intorno al 60esimo, poi dopo si è fermato e ha fatto entrare Furlan e Celli negli ultimi minuti. Anche nella partita contro la Juventus 23 è successo così, ha fatto entrare, adesso non ricordo bene chi, mi sembra Salzano, un altro giocatore, sempre negli ultimi minuti. Quindi una gestione dei cambi un po' diversa, no? Rispetto a come era abituato a fare in campionato, no? In genere con 5 cambi te la puoi gestire, forse no, un po' più ad alto raggio, nel senso che cercando di dare più minutaggio anche ai giocatori che hai in panchina, invece Gallo sembra, no, preferire quelli che comunque già schierato al primo minuto. Alla fine questa è una gestione che è conseguente a questa fase di incertezza che ti porti dietro da queste settimane, mesi di stop, quindi non saprei giudicare questo aspetto, perché comunque ad esempio il loro allenatore ha fatto entrare dal primo del secondo tempo subito 3 giocatori, ma alla fine la differenza l'ha fatta semplicemente la paura che la Ternana ha mostrato nella seconda frazione. Cioè magari si poteva ampiamente sfruttare la fase di ripartenza, che invece non è stata sfruttata in 4-5 circostanze, si è preferito alla fine, secondo me è stato giusto, tergiversare, far passare del tempo, far passare dei secondi. Tra parentesi, ho visto un paio di volte di Aguidè che in maniera astuta, con tutta l'esperienza appunto che lo caratterizza, andare a un pochino ad acuire la pressione offensiva dell'Avellino. È un giocatore che secondo me, poi magari è un mio pensiero, magari qualche sbavatura la fama, che se veniva schierato durante la stagione con più continuità qualche punto in più l'avremmo avuto, a mio avviso, soprattutto per un discorso anche di timore reverenziale da un punto di vista sportivo. Scherzi. Che mette negli avversari. Gigi annuisce su questa tua affermazione. Non ho capito perché non ha giocato contro la Juventus Under 23, era la partita sua. Non ho capito perché abbiamo fatto giocare altri giocatori senza far nomi. Quelli che hanno giocato, insomma, sì, vabbè, senza far nomi, sono quelli. Non mi fate dire cose poco eleganti, ma Diaghi era il primo da giocare, soprattutto per come si era messa la partita. Ma l'avrei schierato centravanti l'ultima, ormai tanto lo dico sempre. Cioè, quello è uno che, visti i nostri, che davanti, insomma, non sono proprio dei giganti,
quando devi recuperare Diachide devi metterlo centravanti. Devi metterlo centravanti, se, visto che tanto, come avete visto, come al solito abbiamo giocato a buttare la palla dentro, l'unico che la può colpire di testa, a parte gli altri se li cogliamo con pallonate, ma non penso che si faccia gol così, l'unico che invece la può colpire di testa è Diachide. Quindi purtroppo, anche se fa il difensore, secondo me, quando si assediamo gli avversari nella loro area, l'unico che può fare il centravanti di questa rosa è Diachide. Comunque, sottolineava, ci faceva notare anche Alessio, nota di cronaca, cercheremo di mandare anche la conferenza stampa di Mister Gallo, se non è detto che ci riusciremo, però sappiate, chi è all'ascolto, che alla fine di questo nostro intervento forse riusciremo a mandare la conferenza di Mister Gallo. Su Diachide faccio una ulteriore considerazione. Questo è un ragazzo che prima, quando purtroppo si vede la partita a porte chiuse, si sentono bene, no, i commenti, durante i 90 minuti non è che ci aveva bisogno di parlare molto, visto? Ma le due o tre cose che ha detto hanno messo subito in chiaro, diciamo, quello che era l'approccio. Quindi ecco, la personalità è anche questa, cioè la capacità di parlare poco, ma quando serve e nei modi in cui serve. Ma poi, al di là della stazza fisica, chi ha giocato a calcio sa che un conto confrontarsi con un ragazzo di 20 anni, pure certo, grosso, certo, è un conto con uno di 35, perché cambia tutto, cambia l'esperienza, cambia una sorta di timore reverenziale, uno che ha fatto la Serie A. Allora, quel ragazzino del Juventus che faceva tanto lo spiritoso con i nostri sarebbe stato, si sarebbe subito calmato quando nel momento in cui vedeva un uomo di 35 anni grosso come Diachide, che dice adesso vabbè, buonino, se no te ne vai a casa. Questo succede nel calcio. È stata anche una decisione mirata del mister, no? Ha cambiato tutte e due centrali, quindi diamogli anche merito che... No, ma per carità, però io ribadisco, Diachide era in banchina l'altra sera, poteva anche non iniziare la partita, ma per come si era messa andava inserito. Io penso che me l'ha detto anche, cioè anche qualcuno, che siccome quella partita l'hanno vista tutti, che era... Dice, ma questo, dice, ma i nostri erano tanto più piccoli. Ma è vero, i nostri erano più piccoli. L'unico che abbiamo, ma adesso c'è, non c'è, voglio, scusate se interrompo, non so se lo vogliamo mandare, c'è Capuano. Ok. C'è Mister Capuano. Va bene. Io vado a sentire. Andiamo. Quanto sta sotto? Non so. Che dico? Sarebbe interessante. C'è sta uno sul forum, ha scritto. Simpatico quel bambino vestito da proprio. Grazie.
consiglio una mano, qualcuno che lo conosce, possibile, ce l'avevamo qui e non, c'è, e non canta, non canta questo, porco di Dio, porco, porco di Dio, no, non si sente, no, no. Zoom, io non so usare, non ce l'ho proprio. Io non ce l'ho la domanda. Non ce l'ho la domanda. Però lei se si è sentita la fine di diretta. No, non credo che si sente. Allora,